Buonasera a tutti e benvenuti. Io sono Emanuela Barrelli, coordino il Forum dei Giovani di Ercolano, un organo dell'amministrazione comunale che si occupa di politiche giovanili sul territorio. La nostra realtà ha sempre cercato di porsi come punto di incontro e di scambio, viaggiando principalmente su due punti in particolare: la proposta di servizi offerti ai giovani del territorio come laboratori creativi di musica, teatro, disegno, fotografia, e la sensibilizzazione relativa alle più disparate tematiche. Ambientale, infatti la nostra campagna di Viola Esausti è partita da più di un mese, oppure riguardo il commercio, favorendo l'avvicinamento dei giovani ai commercianti del territorio tramite una carta che offre a questi ultimi degli sconti particolari. Questa sera siamo qui per presentarvi il convegno No Camorra, fissato appunto il 23 maggio, in memoria della terribile strage di Capaci, all'interno della quale persero la vita il giudice Falcone, sua moglie Francesca Morbiglio ed alcuni agenti della scorta. Questo convegno nasce come appuntamento di sintesi rispetto ad un percorso molto più grande, partito due mesi fa, con la somministrazione presso l'Istituto Cittadino di un questionario che potesse sondare la percezione del fenomeno camorristico da parte delle giovani generazioni. Per noi ha avuto tantissime finalità questo questionario, in particolare ha spinto i ragazzi ad una riflessione più profonda su un tema particolarmente importante per la nostra terra e costituisce un materiale che potrebbe essere utile per le istituzioni, perché fotografa nitidamente quelli che sono i bisogni ma anche le problematiche di una generazione che intende parlare di sé in prima persona, quindi non attraverso filtri. Noi pensiamo fortemente di dover offrire questa possibilità, con la speranza di ampliare questo percorso ad obiettivi ben più ambiziosi, quali la creazione di un osservatorio vesuviano sulle culture giovanili, con il supporto di associazioni e studiosi, la partecipazione dei giovani rispetto a quelle che sono le attività del forum stesso. Non mi resta che ringraziare in primis i relatori che sono qui presenti. Ringrazio quindi Arnaldo Capezzuto, Domenico Pizzuti, Susi Ciminiello, Ciro De Falco ed Andrea Sannino. Ringrazio il Tilger, oggi con la rappresentanza dei ragazzi del giornalino Tutta una storia, un progetto di laboratorio giornalistico nato grazie alla passione di alcuni docenti come il professor Aratro e la professoressa Fedeca. Ringrazio i volontari del forum, in ultimo ma non in ordine di importanza, perché è grazie a loro che oggi siamo qui. Questo incontro sarà moderato da Nadia Cozzolino, anche la volontaria del forum, e infatti lascio a lei la parola e vi auguro un buon proseguimento.